Mi sono divertito. Io questa sera voglio iniziare da questo. Da un applauso, perché io credo che questi ragazzi si meritino un applauso. Io stasera ho apprezzato la Juventus, ma stasera, scusatemi, ma io stasera ho apprezzato l'atteggiamento, mi è piaciuto l'atteggiamento. Credo che sia stata una delle partite più belle ed emozionanti della Juventus di quest'anno. Solo onore ai ragazzi! Solo onore ai ragazzi! Solo onore ai ragazzi! Oggi eravamo contro tutto e tutti! Tutto e tutti! Non ha fischiato un cazzo l'arbitro! Ma continuate! Continuate a dire che siamo colpevoli! Pseudo-juventini schifosi! Continuate! Siamo in troppi, non vi vogliamo! Non vi vogliamo! Adesso l'imperativo è aiutarli. Adesso l'imperativo è aiutarli in tutti i modi. Rigorini, punizioni fittizie, si buttavano sempre giù per terra, si scontrano loro stessi e punizione. Cioè, hai capito? Adesso l'imperativo è aiutarli. Solito schifo gli arbitri, giustamente, però noi siamo sempre qua. Grande Juventus, stasera dovrà essere pieno lo stadium, sarà pienissimo, siamo tutti uniti. E poi siete quattro gatti, non arrivate nemmeno a 20.000 spettatori stasera. Cioè, ma l'attaccamento alla maglia, si è visto? Questo è l'attaccamento che hanno i tifosi della Juventus, naturalmente, sono tutti di Cerignola, sono tutti del sud. Tanto noi adesso giochiamo per la gloria e per la maglia, perché tanto noi ci siamo abituati a vincere, noi abbiamo vinto tanto, pure se stiamo calmi, fermi, un annetto, 2 annetti, non succede niente. Siamo l'unica squadra in Italia che se lo può permettere giocare per la gloria. Un 3-3 inutile, inutile, per noi un 3-3 inutile. La difesa che eravamo imbattibile, che avevamo in quelle 8 partite, purtroppo si sta sgretolando e abbiamo preso 5 gol a Napoli e 3 li abbiamo presi oggi. Allegri, Pappagallo, con te parlo, Allegri, con te parlo. Ma tu non eri quello che si va andare a 8 partite e nessun gol subito? Perché si è detto la Cremonese, l'Udine, queste squadre qua, la Cremonese, l'Udinese, Umons, che squadra! Portatevi via Allegri! Portatevi via Allegri! Ma come si fa? Ma come si fa ancora a mi giochi con Rabiot e Locatelli? Ancora mi giochi a centrocampo con Rabiot e Locatelli e la palla quando cazzo la devi vedere? Ma quando la dobbiamo vedere noi la palla? Dai, dai, dai così, dai, va bene così, 3-3, una Juventus che gioca, che aggredisce l'avversario, come non vedevo da tempo. Non so se fosse stata un'altra. Non lo so, raga, io sinceramente so. Sono scoglionato, sono un po' da tutto, un po' tutta sta storia, tutto come sta andando, con questo allenatore che non mi è mai piaciuto, poi con questo fatto che sta succedendo, tutto, cioè, è uno schifo. Allora, dai, 3-3 con la Juventus allo Juventus Stadium. Alla fine abbiamo veramente sofferto. La Abbiamo Juventus sudato, ce l'ha messa tanta. il cortomuso aleggiava. Il cortomuso aleggiava e noi ne avevamo molta paura. A un certo punto l'abbiamo anche esorcizzato Esorcizzato, volontariamente. palesemente. Ben vengono queste gare dove entrambe hanno giocato con intensità, con ritmo, entrambe anche a viso aperto e quindi ben vengano. Che è successo qua? L'anno prossimo la Juventus, Eleven Sport.
L'anno prossimo non ci sono problemi. Di direttamente Serie C, 2023 vieni qua. Sarete direttamente qua, 9,90 al mese. Sparagnate più che io trovo, 9,90 come. O posso io pagare da zona, scalive là. Va direttamente qua, qui stanno pure i partiti. Qui c'è pure Egitto Danimarca, qua che è G- Monopoli USA, ma non posso dire Juventus Monopoli. già sto ci uno mattino, qui Monopoli Juventus, sti già qua, tu già hai tutto preparato, Monopoli Juventus, capito? Quindi vai qua tranquillo, Monopoli Juventus.